Troppo grave, non contemplo perdono, Maddalena Corvaglia nuovamente della fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis. Maddalena Corvaglia chiude la porta a Elisabetta Canalis. La showgirl si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Le domande sull'ex amica con cui ha fatto coppia a Striscia la Notizia dal 1999 al 2002 sono inevitabili. Dal 2019 la 43enne e la 44enne hanno interrotto tutti i rapporti. I quesiti sul perché sia accaduto sono inevitabili. Così Maddalena parla nuovamente della fine della loro amicizia e sulla causa della lite confessa, è troppo grave, non contemplo il perdono. La Corvaglia sulla sua compagna di bancone al TG satirico di Antonio Ricci dice, è stata una bellissima amicizia. Che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei 3 anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato. Invece ci siamo sempre protette e sostenute. Quando le si domanda cosa sia accaduto di così tragico, Maddalena svela, non lo dirò mai. È stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l'amicizia si spezza. Non sono una strona, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso tanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti. Lei a perdonare Elisabetta non pensa proprio, al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ho problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto. Senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno. Poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una, Costanza Caracciolo, gran brava ragazza. Maddalena Corvaglia ora pensa alla sua vita. Single, si è trasferita a Palma di Mallorca con la figlia Jamie Carlin. Avuta 11 anni fa dall'ex marito Steph Burns, sono terrona, cresciuta a Pomodoro e Friselle. Appena vedo il mare mi rianimo, vivo qui da settembre ed è come essere a casa mia in Puglia. Ma c'è la scuola internazionale per Jamie.